Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata al Covid, l'impennata dei casi di positività nelle ultime ore nella nostra regione non preoccupa più di tanto, anche se bisogna comunque prestare la massima attenzione. A confermarlo è anche il dottor Paolo Fazi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale di Pescara, il quale conferma la possibilità di passare un Natale più sereno di quello passato l'anno scorso, ovvero senza restrizioni, così come aveva già annunciato venerdì scorso il governatore Marsilio. Il servizio è di Stefano Recanati. L'incremento dei casi positivi su tutto il territorio regionale, così come sta accadendo a livello nazionale, ha innalzato la soglia di preoccupazione tra le persone che vorrebbero evitare nuove restrizioni. Notizie confortanti però arrivano dai medici, i quali confermano che questo nuovo picco di casi è attualmente sotto controllo. I vaccini, da oggi gli over 40 possono prenotarsi per la terza dose, resta comunque l'unica arma a nostra disposizione per arginare questa pandemia. Fortunatamente, grazie ai vaccini, la situazione è sotto controllo. Perché chi si ammala ed è vaccinato, anzi chi si infetta ed è vaccinato non si ammala. In questa quarta ondata i più colpiti, dati alla mano, sono i più giovani, soprattutto sotto i 12 anni, fascia d'età ad oggi non vaccinabile. I soggetti al di sotto dei 12 anni non si possono vaccinare perché ancora in Europa arriva l'ok dell'agenzia regolatoria che è l'EMA, affinché appunto anche loro possano essere vaccinati. Fortunatamente sappiamo, e lo vediamo quotidianamente, che i bambini difficilmente ammalano, però purtroppo fanno circolare il virus. Nei giorni scorsi si è parlato, l'ha detto anche il presidente Marsilio, di un Abruzzo che può essere sicura fino a Natale perché è in zona bianca. Ci si può sbilanciare così tanto? Io penso di sì perché vediamo che tutto sommato le ASL stanno conducendo, diciamo, un'opera importante di vaccinazione, di contenimento, di tracciabilità, di tracciamento dei casi e di gestione di prevenzione degli stessi. Due i fattori, secondo gli esperti, che stanno tendendo una grossa mano al nostro territorio. L'essere una regione non altamente popolosa e dunque più facilmente gestibile, oltre alle temperature anomali per il periodo registrate nelle ultime settimane. Il clima impazzito fa sì che a novembre o dicembre le temperature siano alte, ma in questo caso non farebbero il gioco del virus, quindi tutto sommato io penso che passeremo un Natale abbastanza tranquillo. Il Covid ha creato debiti enormi nei bilanci di tutte le aziende sanitarie italiane. L'ASL di Teramo negli ultimi due anni ha speso a causa della pandemia circa 90 milioni di euro, ricevendo dalla regione un contributo di soli 34 milioni. I vertici aziendali hanno dato il via al piano di rientro per abbattere il disavanzo. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo ha iniziato un piano di rientro e messo in atto tutta una serie di strategie per ridurre il debito di 39 milioni di euro accumulato in questi ultimi due anni. Una situazione debitoria simile alle altre regioni italiane e causata dalla pandemia. L'azienda sanitaria teramana nel 2020 e nel 2021 ha sostenuto spese per 90 milioni di euro al fine di assicurare ai cittadini servizi indispensabili in una situazione emergenziale. Di contro, la regione Abruzzo ha versato nelle casse dell'ASL di Teramo solo 34 milioni di euro. In sintesi, se non ci fosse stato il Covid, l'azienda avrebbe chiuso inutile. Le cause erano da imputare sia al fatto che questa azienda riceveva minor somme da parte dell'Associazione regionale, del Fondo Sanitario regionale. Nel momento in cui veniva ripartito a livello regionale, vi era qualcosa che non quadrava perché questa azienda veniva attribuita 30 milioni di soldi in meno. E dopo è ovvio che nel momento in cui si pensava a un risanamento contabile di questa ASL, non ricontabile, di dare un fondamento al bilancio aziendale, è arrivato il Covid e il Covid è stato, come possiamo dire,
penso che abbia coinvolto tutta l'Italia, tutto il mondo. Noi particolarmente ne siamo stati colpiti perché è ovvio che non eravamo strutture obsolete, non adeguate e ci siamo dovuti preparare a tutto. Questo ha comportato che avessimo delle spese di 42 milioni nel 2020 e 45 nel 2021, ma tutte spese attribuibili al fatto che noi abbiamo dato assistenza, tamponi, tracciamento. Abbiamo dovuto adeguare soprattutto nel 2021 tre ospedali, tre presidi ospedalieri, abbiamo fatto un ospedale Covid, abbiamo dovuto implementare dei pronti soccorso tutti ex novo, dopo sono arrivati i vaccini. Dal momento in cui vi sono delle situazioni contabili particolari a livello regionale, dobbiamo essere attenti nel saper gestire queste somme che ci vengono assegnate e essere oculati nella spesa. Tra le strategie previste dall'ASL di Teramo per ridurre il debito causato dal Covid c'è l'arrivo di una PET previsto a febbraio 2021. Un servizio che abbatterà di molto le liste di attesa con introiti annuali di 1.500.000 euro. E a proposito della pandemia, questa mattina a Teramo sono stati presentati i risultati di un'indagine su come è cambiata la vita delle donne in questo periodo. L'iniziativa, commissionata dall'amministrazione provinciale, è stata curata da Agnese Vardanega, l'esperta di analisi dell'Università degli Studi di Teramo. Covid-19. Cos'è cambiato nella vita delle donne teramane? Qualità della vita, lavoro raddoppiato, studio e formazione a distanza. Interessate sono i risultati che emergono da un'indagine che ha raggiunto circa 600 donne della provincia dai 18 anni in su, dalle lavoratrici alle studentesse, alle casalinghe, dalle lavoratrici dipendenti alle imprenditrici. Il progetto è stato presentato dalla delegata provinciale alle pari opportunità della provincia di Teramo, Beta Costantini, e dalla professoressa Agnese Vardanega dell'Università degli Studi di Teramo. Ci siamo accorti che la situazione era molto difficile per le donne e che si verificavano comunque delle discriminazioni per quanto riguarda loro, perché già generalmente lo sono e con lockdown era, diciamo, più impegnate nei lavori di casa, più strette nelle mura domestiche, e quindi pensavamo che sicuramente avrebbero avuto bisogno di aiuto nello sbrigare i lavori di cura. E quindi ecco, abbiamo pensato di fare appunto questo questionario per verificare quanto ha inciso nella vita delle donne e delle famiglie Covid. Il Covid ha avuto un impatto tanto più pesante quanto peggiori erano già le condizioni di partenza. Quindi, e questo lo sappiamo, sia dal punto di vista economico, perché naturalmente le famiglie hanno meno risorse per affrontare le diverse situazioni, e sia dal punto di vista, come dire, culturale, perché la provincia di Teramo è, diciamo, ha una popolazione che è statica da tanto tempo, quindi non abbiamo tante nascite, abbiamo un invecchiamento della popolazione e abbiamo una particolare difficoltà delle donne di conciliare lavoro e famiglia, perché il modello, quello, diciamo, di conciliazione, è quello tradizionale della doppia presenza. E ora la politica, un'ultima settimana per ufficializzare le liste delle elezioni provinciali dell'Aquila, di Pescara e di Chieti. In questi giorni i rappresentanti dei partiti si riuniranno per cercare l'accordo nelle diverse coalizioni. Il servizio. Tra meno di un mese sapremo chi saranno i nuovi presidenti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Sindaci e consigli comunali, con un peso proporzionale al numero dei residenti, voteranno il prossimo 18 dicembre. Entro questa domenica occorre presentare le liste e quindi una settimana fitta di riunioni, da cui dovrà uscire la quadra tra i partiti delle diverse coalizioni. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, in casa centrodestra l'accordo sul candidato presidente è legato a doppio filo con il rimpasto di giunta nel capoluogo adriatico e nel comune di Montesilvano. E questa è la settimana in cui Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC dovranno risolvere le loro grane interne. Il Carroccio starebbe spingendo per il nome di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. I berlusconiani invece porrebbero tra i papabili Giorgio De Luca, primo cittadino di Manoppello, o Gilberto Petrucci, eletto a penne nelle recenti amministrative. Gli uomini della Meloni, d'altro canto, sarebbero ancora convinti su Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, o al limite sul sindaco
sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo. Al caos nel centrodestra della provincia di Pescara corrisponde quello nel centrosinistra della provincia di Chieti. Qui PD e Movimento 5 Stelle, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già d'accordo sul candidare il sindaco di Vasto, Francesco Menna. In ballo c'è anche l'amministrazione del capoluogo. A Chieti infatti il centrosinistra governa insieme al polo civico che fa capo a Paolo De Cesare. Contattato dal TG6, il vice sindaco ha dichiarato di contestare il metodo in atto tramite cui si sta scegliendo il candidato presidente. Noi vogliamo che sia il nostro sindaco Diego Ferrara a guidare la provincia, ha ribadito De Cesare. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra PD e civici. Se da questo dovesse venir fuori la fumata bianca, i pentastellati potrebbero essere esclusi dal processo decisionale. All'Aquila invece la corsa al momento è a due. Il centrodestra, salvo sorprese dell'ultimo momento, ricandiderà il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castellisangro. Vincenzo Giovagnorio, neosindaco di Tagliacozzo, invece dovrebbe essere il candidato sostenuto da PD e dal gruppo del sindaco di Avezzano Di Pangrazio. Sarà sempre Gianni Di Pangrazio. Si è insediato oggi a Palazzo di Giustizia il nuovo procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Pescara, Giuseppe Bellelli. Alla cerimonia di giuramento erano presenti, oltre ai familiari, tutte le più alte cariche di pubblica sicurezza, i colleghi della Procura insieme al personale dell'ufficio. La carica di capo della Procura era vacante da circa un anno per la messa in pensione del precedente responsabile. Le funzioni erano state tenute dal sostituto Anna Maria Mantini. Nel suo breve discorso Bellelli, che vedete ora in foto, ha più volte citato la Costituzione come faro dell'attività della magistratura, oltre a rimarcare il valore dell'impegno civile dell'azione di una procura. Bellelli ha guidato per 6 anni la procura di Sulmona, dalla quale era arrivato proprio da Pescara, nella quale ha esercitato l'azione di sostituto per 20 anni. Alla cerimonia erano presenti anche gli ex capi dell'ufficio Pietro Mennini e Nicola Trifuoggi. Cerimonia di consegna questa mattina in prefettura a Pescara delle stelle al merito del lavoro. L'evento non si era tenuto a causa della pandemia il 1° maggio del 2020 e quello di quest'anno. È stato il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo in persona a consegnare, alla presenza del console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro di Pescara, le decorazioni della stella al merito del lavoro conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi maestri del lavoro nominati il 1° maggio 2020 e 2021. Come è noto, la cerimonia si svolge nel giorno della festa del lavoro, ma a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 nell'anno 2020 e nel corso del corrente anno non si è potuta tenere. Il riconoscimento è destinato a premiare le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private che nel corso della carriera si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. È il riconoscimento di come in questa provincia ci siano grandi professionalità, 11 persone che hanno dato lustro impegnandosi ognuno con ruoli e responsabilità diverse, ma sulla base di valori fondamentali che sono i valori presenti nella nostra Costituzione, il diritto al lavoro, il lavoro in sicurezza, ma anche il lavoro come fattore di promozione e di crescita del territorio. Non ci sono graduatorie, il lavoro è un valore assoluto che va tutelato in tutte le sue dimensioni, si può esprimere al meglio in tutte le sue dimensioni, a prescindere da diversi gradi di ruolo e di responsabilità. La pandemia non ha arginato i dati devastanti delle morti sul lavoro. Il prefetto ha annunciato impegno nell'adottare piani di prevenzione adeguati alla propria situazione territoriale, dai controlli alle politiche di prevenzione informative e formative. Sicurezza del lavoro dobbiamo lavorare quotidianamente impegnandoci sempre di più. È un obiettivo al quale dobbiamo contribuire tutti. Lanciare un messaggio anche alle giovani generazioni che magari un giorno possono essere loro a ricevere questa onorificenza. Il messaggio è di grande fiducia e grande in prospettiva. Sono in arrivo risorse, come tutti sappiamo, e possiamo dire che su questo territorio ci sono grandi professionalità sulle quali possiamo contare. Siamo così giunti alla pagina dello sport. Partiamo dal calcio di Serie C. Nessun esonero per Gaetano Auteri. Dopo una notte di riflessione, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha deciso di riconfermare la sua piena fiducia nei confronti del tecnico siciliano. Quella di Pontedera per il Pescara è stata la quarta sconfitta in campionato, 11 i punti conquistati nelle ultime 11 gare. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
anche a Pontedera il Pescara dopo 90 minuti imbarazzanti e che certificano una crisi piena e dalla difficile soluzione con la panchina di Gaetano Oteri, ora fortemente a rischio. I biancazzurri battuti per 2-1 non avrebbero meritato la sconfitta, ma con questa classifica e due sole vittorie negli ultimi 11 match, ogni altro discorso è davvero superfluo. La piazza di Pescara non merita tutto questo. Il tecnico biancazzurro manda in campo la sua formazione con il 4-3-2-1 e con Zappella come vice. Il tecnico Gaetano Oteri manda in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 e con Zappella come vice Memusciai, assente anche Di Gennaro e Galano. I padroni di casa rispondono con un 3-5-1-1, al centro dell'attacco c'è il bomber del girone Magnaghi. Spazio anche all'ex biancazzurro Barba, in panchina l'abruzzese D'Antonio. Nel fresco pomeriggio del Mannucci si parte a buon ritmo, l'aggressività dei padroni di casa costringe il Pescara a forzare alcune giocate con lo spettacolo che latita. In un match in cui il Delfino prova a fare, come si suol dire, la partita con le emozioni però assenti per i mille presenti sugli spalti. Trascorrono così minuti e bisogna arrivare al 35esimo per vedere una buona occasione per Ferrari, che controlla palla e scarica di poco sopra la traversa. Cresce la pressione del Delfino in una partita comunque complicata e che vede al 41esimo la schiacciata di testa ancora del bomber biancazzurro in aria su cross di Zappella con Angeletti che respinge, ma la beffa, come si suol dire, dietro l'angolo e si materializza al 47esimo quando su cross dalla destra la palla arriva al neoentrato Milani che a due passi da Sorrentino non sbaglia per l'1-0 toscano, con cui si chiude il primo tempo e con il Pescara che subisce ancora gol in questa stagione. Nella ripresa partenza nervosa per gli adriatici che premono e rischiano però con il contropiede locale, dal 17esimo con Ferrari che in area trova la deviazione di Angeletti in angolo. Oteri cambia ancora al 22esimo con Marilungo e Rauti che prendono il posto di De Marchi e Dursi, ma dopo due minuti al 24esimo Magnaghi, dopo un miracolo di Sorrentino con la difesa del Pescara ferma, mette il pallone in rete per il raddoppio toscano. Gara che sembra segnata con il punto più basso del calcio biancazzurro negli ultimi tre lustri. Buio nero per il Pescara e con il Pontedera che festeggia con due tiri in porta e il doppio vantaggio con Magnaghi che poi al 29esimo si divora il gol del 3-0. Delfino che rischia di naufragare ma che con Rauti al 33esimo la riapre con la prima rete dell'ex palermitano. Ora con 12 minuti a disposizione gli abruzzesi provano il tutto per tutto con la traversa che al 42esimo dice no a Ferrari prima del forcing finale che è però improduttivo con la sconfitta che al 95esimo diventa realtà. Al termine del match, lunghissimo confronto tra tifosi pescaresi, tecnico e squadra sotto il settore ospiti. Domenica all'Adriatico arriva la Lucchese. Non sappiamo se sarà ancora il tecnico Oteri a guidare i biancazzurri, ma per il Pescara è arrivato il momento cruciale della stagione. E invece è arrivata la conferma Aurora della riconferma di Oteri al suo posto sulla panchina, nessun esonero per lui. Andiamo avanti con la nostra pagina sportiva, parliamo di Teramo. Se il pareggio contro il Pescara aveva fatto sorridere il diavolo, quello di sabato contro l'Olbia lascia l'amaro in bocca, così come conferma anche Manuele Malotti. L'attaccante più volte vicino al gol guarda ora la gara di Coppa di mercoledì contro il Sud Tirol. Sicuramente un po' di fortuna, perché noi siamo andati vicini al gol svariate volte, il palo, a volte siamo stati un po' con Bernardotta alla fine, una parata del portiere, quindi oggi credo che sia mancata solo un po' di fortuna, perché abbiamo creato veramente tante occasioni e ci è andata male. Speriamo che nelle prossime partite quelli che non sono entrati oggi entreranno. Sicuramente avevo calciato forse troppo bene, l'ho presa piena e è andata sul palo, poi ho avuto tanta occasione di testa su un assist di Rosso e oggi sono stato un po' sfortunato, però sono contento che le occasioni arrivino, perché vuol dire che sono sempre nel vivo, quindi io devo continuare così e la prossima volta sicuramente andrà meglio. No, sicuramente è un pareggio che però ci lascia un po' di amaro in bocca per quello che abbiamo creato, perché era una partita fondamentale, noi volevamo i tre punti come sempre. Oggi abbiamo creato veramente tante occasioni, quindi c'è un po' di amaro in bocca. No, sicuramente oggi, diciamo, per noi era uno scontro diretto, come sono con Pontedera e Carrarese i prossimi due incontri, quindi noi, anche se siamo in trasferta, cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, quindi andremo là per i tre punti, perché sono troppo importanti per la classifica. Quindi oggi sicuramente c'era una cornice di pubblico importante che ci aiuta, fuori casa ce ne sarà un po' meno, però noi comunque
cerchiamo di imporre il nostro gioco e cercare i tre punti. No, sicuramente, come ho detto prima, un po' di amaro in bocca per il risultato c'è, però comunque questo risultato ti fa capire che non molliamo mai, siamo una squadra sempre unita, che anche se andiamo sotto cerchiamo sempre di recuperarla. Alla fine ci hanno annullato un gol più fuori gioco, quindi si poteva anche andare addirittura in vantaggio, però noi comunque ci siamo sempre sul campo e non molliamo. No, le scelte del mister, tra l'altro poi ha sostituito un Birlicea che ha fatto gol, quindi no, io stavo bene, potevo continuare, però il mister ha scelto così ed è giusto che faccia le sue scelte. Io sono sempre disponibile a fare 90 minuti o uscire. Sicuramente sono i quarti di finale, quindi è una partita veramente importante, perché se si va avanti in Coppa Italia non si sa mai, se si dovesse vincere ti proietta in cose importanti, quindi noi siamo fiduciosi e mettiamo tutto, non pensiamo che sia una partita di Coppa, la valutiamo come le altre partite e cerchiamo di dare il 100% anche mercoledì. In Serie D, quello tra Notaresco e Castelnuovo è stato un derby ricco di gol, ma che si è concluso in parità. Ania Cantagalli. Festival del gol al Savini tra Notaresco e Castelnuovo, 3-3 nel derby che vive, come è immaginabile dal risultato, di emozioni continue. Il Notaresco torna in campo in campionato dopo lo stop Covid, ultimo impegno il 31 ottobre vittorioso sul Fano, mentre il Castelnuovo, senza Marianeschi e Ripa squalificati, deve riscattare il KO contro il Trastevere. Il Castelnuovo inizia subito con i giri al massimo del motore. De Gidio al quarto va al cross per Camarà, che tenta la deviazione di prima intenzione con parata di Mariani. Sugli sviluppi è Corticchia a provarci, trovando ancora una volta l'estremo di casa, e senza esito è anche il tentativo di Emili. Per un Castelnuovo che inizia bene c'è però un Notaresco che segna. All'ottavo Valenti taglia le spalle di Tancredi dopo un lancio di Belardinelli, si infila in area e deposita il vantaggio dei rossoblù. La formazione di Di Fabio si fa preferire comunque nel primo tempo. Al 19° Camarà inganna Petruzzi e per poco non riesce ad approfittare di un'uscita molto alta di Mariani. Un minuto dopo il Notaresco trova la traversa ad impedire al tiro cross di Belardinelli di infilarsi dalla fascia destra in rete. I tempi però sono maturi per il pareggio del Castelnuovo. A firmarlo al 24° è Corticchia, che dalla distanza trova l'1-1. La formazione dei Pifani torna ad alzare un po' il baricentro al 30°, quando Grace dice di no ad un tiro di Scimia e Terrenzio evita guai peggiori mettendo in calcio d'angolo. Il Castelnuovo continua a farsi vedere dalle parti della porta avversaria. De Gidio sia al 34° che al 39° trova Mariani per due volte ad opporsi alle sue conclusioni. Poco dopo Pulsone invita Camarà alla girata di testa, che finisce però a lato. Prima di rientrare negli spogliatoi, a portare i neroverdi avanti nel recupero ai Mili, che con una bellissima conclusione dalla distanza insacca alle spalle di Mariani. Il Notaresco sa che deve provare a mettere qualcosa di più in campo ed inizia la ripresa con il giusto atteggiamento. Valenti ed il suo cross vedono Grace parare con qualche difficoltà al terzo ed è ancora Valenti, qualche minuto dopo, a fallire tutto e solo in mezzo all'area una comoda finalizzazione. Il pareggio però arriva. Maio concretizza all'ottavo il 2-2 dei padroni di casa, indirizzando alle spalle di Grace, con Epifani che in panchina invita i suoi a continuare a correre. Si gioca poco per infortuni vari nella prima parte di secondo tempo. Alfieri rimane a terra dopo un contrasto con Scimia e deve chiedere il cambio. Al suo posto entra Prestiani, che impiega poco per incidere. È proprio il 2002 del Cosenza ad infilarsi in area, raccogliere un cross di Bolò e riportare avanti il Castelnuovo al 17°. Un tiro di Maio prima della mezz'ora che si spegne a lato è la risposta del Notaresco, che dà l'impressione di aver subito mentalmente il terzo gol della formazione ospite. Nel finale di gara però i padroni di casa alzano comunque la pressione. Al 40° Valenti da calcio di punizione pesca la testa di Speranza, che fa la torre per il centro area, dove però non arriva la deviazione vincente proprio nei pressi della linea di porta. Sugli sviluppi il Notaresco guadagna un altro calcio di punizione che Valenti alza sulla traversa.
Il Castelnuovo avrebbe anche l'occasione per il KO anticipato, ma Camara, lanciato in velocità, non inquadra la porta. Così il forcing del Notaresco produce gli effetti sperati. Da un calcio di punizione di Marchionni, in pieno recupero, il direttore di gara vede un fallo di mano di Sanseverino in aria ed assegna il calcio di rigore ai rossoblù. Dal dischetto va Maio che trasforma per il definitivo 3-3. Un derby che si chiude anche con qualche acceso scambio di vedute in campo e che dà un punto a testa in attesa dei recuperi per ambedue le formazioni. Pareggio anche tra Pineto e Vastese, Vastese che salva la situazione nei minuti di recupero. Roberta Di Sante. Finisce 2-2 al termine di una partita infinita il derby tutto adriatico del Mariani Pavone tra Pineto e Vastese, con gli aragonesi che riacciuffano il pari al 97esimo grazie ad un rigore contestato dai biancazzurri e trasformato dall'ex Jonathan Alessandro dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo, per poi farsi recuperare sempre su calcio di rigore e superare dalla rete del solito Minnozzi. Dopo una lunga fase di studio con le due squadre contratte e poche occasioni, la gara si accende tra il 27esimo e la mezz'ora. Ad andare per primi in vantaggio sono gli ospiti, che al 27esimo passano grazie al sinistro dal limite di Monza, che di prima intenzione insacca all'incrocio per il momentaneo vantaggio aragonese. Un vantaggio che però dura appena due minuti, perché al 29esimo il giovane Domizzi se ne va sulla destra, salta il diretto marcatore, entra in area e viene messo giù da De Angelis. Calcio di rigore per i biancazzurri sul dischetto Vaccardella, che spiazza Di Rienzo e riporta il risultato in parità. La partita si accende e al 33esimo gli aragonesi vanno ad un passo dal gol del sorpasso, con il destro di Scafetta che lambisce il palo della porta difesa da Mercorelli. Quindi la regola non scritta più famosa del calcio si concretizza al minuto 43, quando il Pineto ribalta il risultato. Pezzotti se ne va in velocità sulla sinistra e crossa in area, la sfera ribattuta da Ceccacci arriva a Minnozzi, che carica il sinistro di prima intenzione che si insacca alle spalle di Di Rienzo. Quinto gol nelle ultime tre partite per il bomber biancazzurro e risultato ribaltato per la formazione di casa. Ultima emozione del primo tempo al 45esimo, con la conclusione di Alonzi che impegna Mercorelli, bravo a disinnescare. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 2-1 in favore della formazione di casa. Un cambio per parte per i due tecnici in apertura di ripresa. Pomante richiama Minnozzi per far entrare Esposito, inserito nell'insolita posizione di esterno di sinistra nel tridente. Nella Vastese, Tridici, oggi chiamato a fare le veci dello squalificato D'Addario, si gioca la carta Jonathan Alessandro, richiamando De Angelis con gli aragonesi a trazione anteriore. Ma il primo acuto è del Pineto al 14esimo, con Della Quercia che dalla destra serve in area Barlafante, che di testa spedisce oltre la traversa. La gara è spezzettata. Le due squadre si annullano a vicenda, con la Vastese che tenta di fare la partita e di arginare i punti di forza del Pineto, raddoppiando sui portatori di palla e i biancazzurri in controllo del risultato. Gli aragonesi provano a farsi vedere sulla tre quarti al 26esimo, con la conclusione di Lenoci ribattuta da Pezzotti. Al 44esimo la Vastese pareggia con Alonzi, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Il finale di gara è incandescente. Al 47esimo, secondo calcio di rigore di giornata accordato al Pineto. Ciarcelluti serve Baldinini, che apre per Barlafante, fermato così da Di Rienzo. Il direttore di gara Grieco della sezione di Ascoli Piceno indica il dischetto, ma Esposito dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Di Rienzo, fallendo l'occasione per chiudere la contesa. Il forcing vastese continua al 51esimo, quando Romanucci in diagonale chiama al miracolo un super Mercorelli, ma quando i biancazzurri pregustano il sapore della vittoria al 52esimo in pieno recupero, il direttore di gara decreta il terzo penalty di giornata, ravvisando con la massima punizione un fallo di mani in area di Esposito. Dal dischetto l'ex Jonathan Alessandro non sbaglia e fa 2-2, dando il là ad una festa che è tutta biancorossa. L'intera panchina della Vastese entra in campo per un pareggio che vale oro e che oltre al punto manda alle stelle il morale dei biancorossi. Tanta amarezza in casa Pineto per non aver chiuso prima la contesa e per una prestazione che non è piaciuta al tecnico Pomante. Ora la vetta dista 7 lunghezze. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.